In migliaia hanno affollato la Piazza della Sanità e i vicoli dei Vergini per la notte bianca del quartiere. Ad organizzare l'evento, oltre al Comune di Napoli, la Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus insieme a parrocchie, associazioni e cittadini. Una bella serata, una notte qui nel cuore della sanità, tanta gente, tanti abitanti, tanti ragazzi, per dimostrare che la sanità è fatta soprattutto di gente per bene, gente che vuole vivere, vuole valorizzare il proprio quartiere. Il riscatto di Napoli deve attraversare tutti i quartieri della nostra città, la sanità è il cuore di Napoli e quindi siamo qui per dimostrare che la Napoli che vuole cambiare è unita nelle sue diversità, ma è unita nella voglia di riscatto. L'iniziativa, dedicata a Jenny Cesarano, la giovane vittima innocente della malavita a cui è stato intitolato un torneo di calcio, è solo il primo degli eventi che animeranno il quartiere fino al 10 gennaio. Ma la festa non è stata solo in piazza. I negozi erano aperti e gli artisti di strada hanno girato tra i vicoli del quartiere. Una notte di festa con musica e risate, con il traffico chiuso alle auto e con i cittadini scesi in massa per le strade, troppe volte in passato protagoniste nelle cronache nazionali per fatti di sangue.